Indovina un po', è il momento di un altro round del gioco Verità o Falso Mito. Dai un'occhiata a queste nozioni che molto probabilmente conosci dall'infanzia e cerca di capire quali sono reali e quali invece sono dei falsi miti. Gli zombie sono reali. Vero! Ok, noi umani non possiamo trasformarci in zombie, come spesso vediamo nei film, ma il regno animale ha i propri zombie. Per esempio, un particolare tipo di fungo riesce a prendere il controllo delle formiche, sfruttando alcune particolari sostanze chimiche che modificano le istruzioni contenute nel cervello della formica. Questi zombie lasciano il proprio formicaio per compiere una missione speciale: trovare un ramo o una foglia speciale da cui rilasciare le spore del fungo. I pipistrelli sono ciechi. Non è affatto vero. Il mito deriva probabilmente dal fatto che sono creature notturne e hanno straordinarie capacità uditive. Cacciano soprattutto quando è buio e si affidano a una cosa chiamata ecolocalizzazione, come le balene. Ma questo non significa che siano ciechi. I loro occhi si sono solo adattati a condizioni di scarsa illuminazione. La cascata più grande del mondo si trova sotto l'oceano. È assolutamente vero. Si trova nel Mar del Nord. L'acqua fredda del mare è più densa della cascata calda. Il salto è di poco più di 3 km. La vespa più piccola del mondo è più piccola di una ameba. Anche questo è vero. Questa vespa ha le stesse parti del corpo degli altri insetti: occhi, ali, cervello, zampe e altro, ma è lunga solo 0,02 mm, una dimensione inferiore a quella degli organismi unicellulari che conosciamo come amebe. Un uovo di struzzo avrà sempre più tuorli. Falso! Come un normale uovo di gallina, anche quello di struzzo ha un solo tuorlo. Le dimensioni sono diverse. Quello di struzzo è pari a circa 24 tuorli di uova di gallina. Tutti i dinosauri erano giganti. Beh, falso! I film li mostrano come enormi lucertole squamose, ma no! Prima di tutto esistevano molte specie di dinosauri più piccole, alcune quanto un tacchino o un piccione. Inoltre, alcuni dinosauri, come il T-Rex, erano addirittura ricoperti di piume, soprattutto nelle prime fasi di vita. L'ossigeno è incolore. Questo è vero, ma solo in parte. Come gas non ha colore, ma in forma solida o liquida ha una tonalità tendente al celeste. Utilizziamo solo il 10% del nostro cervello. Beh, per alcuni si potrebbe dire che sia vero, ma comunque è falso. L'idea di nascondere poteri incredibili nel resto del nostro cervello è una storia interessantissima, ma non è vera. In realtà usiamo sempre il 100% del nostro cervello, solo che in circostanze diverse alcune parti sono più attive di altre. Le origini di questo falso mito risalgono al 1890 e agli psicologi di Harvard William James e Boris Sidis. Le aragoste sentono i sapori con le zampe. Ok, questa è vera. Anche gli esseri umani a volte fanno la stessa cosa. Siamo in grado di percepire il sapore dell'aglio strofinandolo sotto i piedi. La sostanza chimica che conferisce all'aglio il suo odore unico viene assorbita attraverso la pelle, passa nel flusso sanguigno e finisce in bocca e nel naso. Siamo comunque fortunati a non percepire il sapore di tutto ciò che calpestiamo. Le scimmie sono i nostri antenati. No, siamo tutti primati e abbiamo qualche antenato in comune, ma alla lontana, con gli scimpanzé. Tuttavia l'evoluzione funziona in modo complesso. L'albero genealogico si divide, dopodiché ogni specie si sviluppa nella propria direzione. Per questo gli esseri umani e le scimmie si sono diversificate enormemente dopo aver condiviso un passato molto lontano. Allora magari i Neanderthal sono i nostri antenati? Ancora un falso mito. Anche se a un certo punto hanno vissuto contemporaneamente agli esseri umani moderni, abitavano in diverse aree del pianeta. I Neanderthal non sono solo una fase dello sviluppo umano, ma una stirpe diversa. Erano una specie piuttosto creativa. Usavano il fuoco, costruivano utensili, mangiavano piante medicinali, si pulivano i denti e facevano molte altre cose simili alla nostra specie. L'uomo di Neanderthal si è probabilmente estinto a causa dei rigidi cambiamenti climatici. Il sole è giallo. Non è vero, si tratta di un'illusione creata dall'atmosfera terrestre.
Il vero colore del sole è il bianco. Tutto comunque dipende dalla temperatura. Più la stella è fredda, più è scura. Le stelle più fredde sono di colore rosso scuro o marrone. Poi ci sono anche le stelle rosse più calde. Se la stella ha una temperatura di 10.000 gradi Kelvin, allora è blu. Il Sole non è la stella più calda, ha una temperatura superficiale di circa 6.000 gradi Kelvin, che corrisponde al bianco. I buchi neri sono dei buchi veri e propri. Non è assolutamente vero. Contrariamente a quanto suggerisce il nome, non sono vuoti. Sono oggetti molto densi con una fortissima attrazione gravitazionale. Ecco, prova a entrare... Ops! Anche in una passeggiata nel deserto conviene portarsi un ombrello. Vero, siamo portati a pensare che nei deserti non piova mai, ma il deserto di Sonoran, in Arizona, per esempio, è uno dei deserti più umidi della Terra. Ogni anno vi cadono fino a 50 cm di pioggia. I cani sanno distinguere solo il bianco e il nero. Falso mito! Sicuramente il tuo cucciolo non saprà distinguere il marrone e il viola, ma i cani comunque vedono alcuni colori. Quelli dominanti sono il blu e il giallo. Per esempio, per i cani, l'arcobaleno è una sequenza di marrone, giallo chiaro, grigio, blu chiaro e blu scuro. Ci sono due versioni di ogni storia, proprio come un normale dischetto di cotone. Due diverse trame, per essere precisi. Una è liscia e dovresti usarla per le aree più sensibili del viso, ad esempio gli occhi. E il lato più ruvido serve per rimuovere il trucco e pulire il viso nelle aree meno sensibili, come la fronte. Se ti piace avere della vegetazione in casa, probabilmente avrai notato che i vasi di fiori hanno dei fori sotto. Questi fori sono la ragione per cui le piante prosperano. Sono estremamente importanti per il drenaggio dell'acqua. Grazie a questi fori, l'acqua non ristagna e le piante non marciscono. Inoltre, le radici possono crescere ed espandersi oltre i limiti del vaso stesso. Hai notato che gli occhiali da sole da aviatore hanno per lo più lenti verdi? Ha qualcosa a che fare con l'origine stessa. Sono stati creati negli anni 30. Prima di allora, i piloti utilizzavano dei veri e propri occhialetti per proteggersi gli occhi mentre erano in aria. In alta quota, il sole abbaglia e le temperature vanno a finire sotto zero, mettendo a dura prova gli occhi. Gli occhialetti servivano proprio per questi problemi, ma ce n'era un altro. Poiché la differenza di temperatura tra l'esterno e l'interno era notevole, le lenti si appannavano e oscuravano la visuale del pilota. Così, un'azienda chiamata Bausch & Lomb ha ideato delle lenti a goccia circondate da una leggera montatura in metallo. Le lenti erano di colore verde scuro, perché questa tinta elimina la luce blu, che era un altro problema che i piloti dovevano affrontare quando volavano sopra le nuvole. Inoltre, le lenti verdi riducono l'abbagliamento e migliorano il contrasto e la nitidezza. Parliamo dei buchi sul lato delle tue scarpe da ginnastica Converse. Ma sono necessari? Beh, consentono all'aria di entrare, in modo che i piedi possano rimanere freschi. Puoi usarli anche per dare stile alle scarpe allacciandole in diversi modi. Ci sono due motivi per cui le bottiglie di plastica hanno delle scanalature. Innanzitutto, se stai bevendo dell'acqua fredda e fuori fa caldo, si formerà della condensa sulla bottiglia. Succede anche se pratichi uno sport o ti alleni. In pratica, con le mani sudate, sarebbe più difficile afferrare la bottiglia se completamente liscia. Quindi le scanalature servono per migliorare la presa. Il secondo motivo è che grazie a queste scanalature, i produttori utilizzano meno plastica. Ciò significa che complessivamente usano meno materiale, ma la bottiglia rimane comunque abbastanza solida e mantiene la sua forma. Le grucce sono realizzate in legno non solo per un discorso di tipo estetico. Dal momento che sono fatte di legno di cedro, profumano l'armadio. Inoltre respingono gli insetti. Sono anche abbastanza rigide, quindi vanno bene per capi pesanti come le giacche. Ed è anche difficile danneggiarle, quindi dureranno più a lungo. Potresti aver notato che c'è un quadrato colorato nella parte inferiore del dentifricio. Questi quadrati sono per lo più blu, rosso, verde e nero. Sono una sorta di segno visivo per aiutare le macchine di produzione sulla catena di montaggio a riconoscere dove e quando tagliare il tubetto e sigillarlo. Alcuni stivali hanno dei passanti nella parte superiore e posteriore. Saranno un fattore puramente estetico? O magari i produttori li aggiungono solo per divertimento? In realtà hanno uno scopo. Grazie ad essi puoi tirare su lo stivale quando stai per indossarlo.
Inoltre puoi appenderli facilmente o utilizzare il passante per un migliore supporto per i lacci. Ora ti farò una confessione. Ricordi tutti quegli accessori con cui è arrivata la tua aspirapolvere? Li hai messi da parte e non li hai mai più usati? In realtà sono piuttosto utili quando pulisci casa, perché puoi usarli per aree particolari che a volte sono difficili da raggiungere. Sappiamo tutti a cosa serve un pelapatate, ma oltre a sbucciare le carote e le patate, puoi usarlo anche per le cipolle. È più veloce rispetto a un coltello e ti farà risparmiare qualche lacrima. Alcune felpe hanno una particolarità, una cucitura a forma di V al centro del colletto. L'inserto a costine, simile alle coste dell'orlo e delle maniche, permetteva di indossare questo capo più facilmente e di non perdere la forma originale. L'inserto a V si allungava, permettendo alla persona che doveva indossare la felpa di infilarsela sopra la testa e il collo. Il suo scopo era anche quello di assorbire il sudore. Nelle prime versioni, le felpe avevano questa V sia nella parte posteriore che quella anteriore. Poi hanno tolto la V posteriore. E infine, quando i produttori non hanno più utilizzato l'inserto a costine, la V è diventata qualcosa di più decorativo. I quadrati o i cerchi dai colori vivaci che vedi sulle confezioni degli alimenti non sono lì per indicare la quantità di vitamine, minerali o determinati aromi che il cibo contiene. E no, non è un codice segreto che i consumatori dovrebbero decifrare. In realtà serve per la stampa. Sono chiamati patch di controllo del processo o blocchi di colore della stampante. Durante il processo di stampa dell'imballaggio, i produttori utilizzano questi blocchi colorati per verificare se l'inchiostro funziona correttamente. Confrontano il colore dei blocchi che stampano per assicurarsi che il marchio per cui stanno stampando abbia una qualità coerente e riconoscibile in tutto il mondo. La maggior parte delle stampanti utilizza solo... Ci sono tante cose sul tuo corpo che sai fin dall'infanzia, ma siamo sicuri che siano vere. Cosa è un fatto e cosa un mito? Un punto per ogni risposta giusta. Cominciamo! Le uova marroni sono più nutrienti di quelle bianche. Mito o fatto? Mito! Non esiste prova scientifica che le uova marroni siano più salutari di quelle bianche. L'unica differenza è il colore del guscio, cosa che non influenza minimamente la qualità nutritiva di un uovo. Tra l'altro, il colore di un uovo dipende solo dal tipo di gallina che lo depone. Avrei sentito dire molte volte che gran parte della polvere in casa consiste di cellule morte della pelle. Che schifo! Ma secondo te è un mito o un fatto? È un mito! La polvere di casa non consiste solo di cellule della pelle, contiene una miriade di altre componenti: fibre, peli, materiali da costruzione, muffa, polline, parti di insetti e briciole assortite. E queste sono solo alcune delle componenti, secondo gli studi effettuati. Ci sono tanti tipi di polvere. Una casa vicino a una strada trafficata avrà più polveri sottili di una costruita vicino a un bosco. La pelle è l'organo più grande del corpo. Mito o fatto? Fatto. Forse pensavi che fosse l'intestino l'organo più grande, con le sue numerose parti tutte ripiegate? E invece no, è proprio la pelle. In media, ogni adulto si porta addosso 3,5 kg e 2 metri quadrati di pelle. E meno male! La pelle non serve soltanto a ricoprirci, è essenziale per proteggere l'organismo. Non si può respirare e deglutire nello stesso momento. Mito o fatto? Fatto! Forse lo sapevi, ma ci hai provato lo stesso? Ora lo sai di sicuro. Nella gola ci sono due aperture, entrambe fondamentali per la nostra vita. Non ti annoierò con paroloni scientifici, ti dirò solo che un tubo serve per respirare e l'altro per nutrirsi. Una valvola impedisce che si aprano nello stesso momento, altrimenti il cibo finirebbe nelle vie aeree, cosa molto pericolosa. Ma a volte capita un piccolo guasto nel meccanismo e il cibo ti va di traverso. La tosse serve proprio a non far arrivare il corpo estraneo ai polmoni. Tutti noi abbiamo impronte digitali diverse e anche la lingua ha una sua impronta unica. Mito o fatto? Fatto! La nostra lingua ha una struttura molto complicata, così da farci assaporare il cibo. Ma non solo, ha anche una sua impronta unica. Nei sistemi biometrici si usano le impronte digitali, la voce e l'iride per l'identificazione di una persona e l'accesso a luoghi o dati riservati. Volendo potremmo usare anche la lingua, perché la sua impronta è unica. Può essere usata nei sistemi biometrici. Pensa se cominciassimo a farlo davvero, vedresti gente che cerca di sbloccare il telefonino con la lingua.
Ogni adulto passa in media 3 ore a settimana in bagno. Mito o fatto, secondo te? Fatto! Secondo le ultime ricerche scientifiche, in media ogni persona adulta passa 3 ore e 9 minuti a settimana in bagno, ben più del tempo speso in media ogni settimana in palestra, per dire. Fai con calma! Inghiottiamo fino a 8 ragni ogni anno mentre dormiamo. Mito o fatto? Mito, anzi, sciocchezza. Per fortuna nostra e soprattutto dei ragni, non è vero? Quindi tranquillizzati e fai sogni d'oro. I ragni si avvicinano molto raramente alle persone. Inoltre, le vibrazioni causate dal nostro respiro durante il sonno non sono affatto invitanti per loro. Un ragno se ne sta per conto suo, senza alcun interesse in quello che fai nella tua stanza. Anzi, la sua, dal suo punto di vista. Il femore è in grado di resistere a forze del valore di migliaia di chili. Mito o fatto, che dici? Si tratta di un fatto. Il femore è noto per la sua estrema robustezza e non a caso. Si trova nella parte superiore della gamba e secondo gli esperti è letteralmente un osso duro. A dire il vero, uno dei più robusti del nostro scheletro. Il più robusto in assoluto è l'osso temporale, che si trova nel cranio, nel caso te lo stessi chiedendo. Un femore è in grado di sopportare pesi di 30 volte superiori al tuo peso corporeo. Non solo, è anche l'osso più lungo e grande del nostro corpo. Rasare a zero peli o capelli li farà poi ricrescere più folti e robusti. Mito o fatto? Spiacente, un mito. Secondo gli esperti, la rasatura non cambia nulla nello spessore di peli o capelli. Quella che viene tagliata è solo la parte superficiale, la radice del pelo resta intatta. Solo all'inizio della ricrescita ci sembra che peli e capelli siano più spessi e robusti, ma è un'illusione. Possiamo mangiare cibo caduto. Ti sei appena seduto nel tuo ristorante preferito. Il cameriere viene al tavolo per prendere l'ordine delle bevande. È tutto il giorno che hai voglia di una bibita gassata e ordini una coca. Il cameriere è molto dispiaciuto, dice: qui vendiamo solo Pepsi. Quante volte ti è successo? Anche quando viaggi all'estero, o coca o Pepsi. Se ti piacciono entrambe, devi stare per forza da una parte. Che ne dici di andare alla fonte di questa rivalità? Una è davvero meglio dell'altra? Prima categoria, la varietà. Direi che entrambe le case produttrici sono abbastanza brave in questo. Puoi scegliere facilmente tra una diet senza zucchero e una coca alla ciliegia. Mentre per la Pepsi puoi ordinare gusti strani come limone, lime, caramello e gusti speziati. La prossima categoria è il gusto. Il gusto è personale, non c'è giusto o sbagliato naturalmente, ma ognuno ha il suo preferito. La ricetta della coca è tenuta segreta dal 1891, quando John Pemberton, l'inventore della bevanda, la vendette. Fu poi modificata dal compratore Asa Candler. Questa è effettivamente la ricetta che conosciamo e amiamo ancora oggi. Invece, il gusto dolce della Pepsi è stato inventato da Caleb Bradham. Un po' dopo, Charles Guth comprò l'azienda di Bradham in bancarotta. Era anche proprietario di un'azienda di caramelle, chiamata Loft. Questo spiega perché la Pepsi è più dolce della Coca? Cosa dicono le tue papille gustative? Coca o Pepsi? E ora ti sei appena svegliato. Hai ordinato una pizza ieri sera e sei pronto a buttarti sugli avanzi per colazione. Apri il frigo e... oh oh! Devi fare una scelta difficile. Pizza fredda o pasta fredda? Come e perché entrambi questi cibi sono così buoni da freddi? In realtà c'è una spiegazione scientifica dietro quei sapori deliziosi. Secondo gli esperti di pasta, quest'ultima ha un sapore migliore il giorno dopo per via di una cosuccia chiamata amido. Si trova soprattutto nei cereali e nelle patate. Per farla semplice, gli ingredienti di questi piatti hanno più tempo per conoscersi meglio quando passano la notte in frigorifero. L'amido di notte assorbe il grasso, la salsa e i condimenti. Aspira tutta la fragranza e arricchisce il gusto. Questo vale sia per la pasta che per la pizza. Credo che non sia una coincidenza che le persone spesso ordinino pasta e pizza in più per avere degli avanzi di cui godere la mattina dopo. No, a casa mia non lo facciamo mai, no. E ancora sull'argomento pizza, risolviamo il dibattito ananas sulla pizza una volta per tutte. È proprio vero che è questa la linea che separa molti di noi. Da una parte c'è chi dice che le bacche non vanno mai sulla pizza. Aspetta, cosa? In caso non lo sapessi, gli ananas sono in realtà delle bacche. Un gruppo di bacche cresciute insieme. Dall'altra parte stanno gli amanti della pizza hawaiana.
Questi proveranno a convincerci come l'ananas si sposi bene con la salsa di pomodoro? Sembra che aggiunga dolcezza e freschezza al salato della salsa di pomodoro. Cos'hai da dire in proposito? Sì o no? Oh, e hai mai provato l'ananas sugli hamburger? Sì, hanno conquistato anche gli hamburger. Alcuni fan dicono che l'ananas abbia lo stesso ruolo dei sottaceti. Aggiunge quel tocco dolce, salato, piccante di cui il tuo hamburger ha tremendamente bisogno. Non tutti i gemelli sono uguali, anche quando si tratta delle barrette Twix. Se sei uno che prende le parti, scommetto che hai già scelto la tua. Sei un fan del Twix sinistro o destro? Fa differenza o è solo una geniale trovata di marketing? Se hai comprato il Twix negli ultimi anni, avrai probabilmente dovuto scegliere tra tre differenti opzioni. Il pacchetto normale, il pacchetto in cui si dice siano contenute due barrette sinistre e un altro che contiene due barrette destre. Come saprai, il Twix è sempre in coppia. Ma nel 2012 il produttore dei Twix, Mars, ha iniziato a dire che le due barrette non sono gemelle identiche. Attraverso questa divertente campagna commerciale, Mars ha diffuso l'idea tra i consumatori che il processo di produzione di ciascuna barretta è differente. Leggenda vuole che gli inventori del Twix, i fratelli Earl e Seamus, abbiano raggiunto un punto di rottura, letteralmente. Non erano d'accordo sulle tecniche con cui i Twix si ricoprivano di cioccolata né sulla consistenza del caramello. Così ciascun fratello avrebbe fondato la sua azienda. Nell'azienda dei Twix sinistri il caramello viene versato sulla base di biscotto croccante, poi bagnata nel cioccolato. Mentre nell'azienda dei Twix destri la base di biscotto croccante e caramello cremoso è avvolta nel cioccolato. Se chiedi a me, mi sembra tutto uguale. In ogni caso, alcuni fan più appassionati si sono spinti fino a controllare se ci sono differenze reali tra le due barrette. È venuto fuori che la barretta di sinistra è un pochino più croccante. Come è stato testato? Beh, si è fatto uso di un misuratore di decibel digitale. Le barrette di sinistra avevano un valore medio di croccantezza pari a 72,3 decibel, mentre la media di quelle di destra era di 69,6 decibel. Quindi quella più croccante ha un gusto migliore? Dimmelo tu! I fan pensano che possa anche dipendere dal packaging o dallo stoccaggio.